Oggi è graditissima ospite Angelica Montanari dell'Università di Bologna e intanto ne approfitto per ringraziarla calorosamente di aver accettato il nostro invito e di essere qui. Ci fa molto piacere naturalmente di ospitare il suo intervento oggi e ringrazio anche naturalmente tutti i partecipanti. Martedì 24 novembre ci sarà l'ultimo incontro della serie del 2020 dei seminari con il professor Marwan Rashed dell'Università La Sorbonne, che terrà un seminario dal titolo Che cosa ha visto Platone sui muri di Sais? Considerazione su Platone genealogista, e anche questo si preannuncia, diciamo, come un incontro molto molto interessante e poi ci rivedremo l'anno prossimo, diciamo, per una nuova stagione dei nostri seminari che vi ricordo sono organizzati dal DIFCLAM, dal nostro dipartimento dell'Università di Siena, in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Antropologia del Mondo Antico, con il dottorato Pegaso in Scienze dell'Antichità dell'Università di Siena, Pisa e Firenze e dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Vi ricordo che se volete avere ulteriori informazioni in relazione all'attività dei seminari potete andare sulla pagina web che il nostro dipartimento ha dedicato a questi incontri e lì troverete il link per recuperare tutte le registrazioni, il programma completo e altro materiale che potrà essere utile. È possibile avere anche degli attestati di frequenza per chi lo desiderasse, docenti o studenti, dottorandi. Potete scrivere o a me, stefano.ferrucci@unisi.it, o a Eleonora Pischedda per ottenere questi certificati. Credo che man mano che parlo, Eleonora Pischedda stia inserendo i dati di riferimento nella chat che trovate in alto a destra, se volete raccogliere e memorizzare i link che possono esservi utili. E, bene, detto questo, io entrerei subito nel vivo dell'incontro di oggi che presenta un tema molto interessante. È inevitabile tentare una metafora appetitosa, succulento, insomma, ma il titolo, come se lo conoscete già, sentirete, insomma, lo suggerisce fin troppo facilmente. E ringrazio ancora Angelica Montanari per essere qui oggi e passerei la parola a Tommaso Braccini per una presentazione un pochino più idonea del nostro ospite di oggi. Grazie a tutti ancora di essere qui, a te la parola, Tommaso. Grazie Stefano, come sempre per l'organizzazione del seminario martedì, grazie anche a Eleonora e naturalmente grazie alla nostra graditissima ospite Angelica Montanari. Esordirò dicendo dove ci siamo conosciuti io e Angelica, ovvero a un convegno dove si parlava di mostri e chiaramente non poteva che essere, come dire, il luogo più adatto per incontrarsi, infatti entrambi condividiamo questa insana passione o questo insano ambito di ricerca. Ma al di là di questo, devo dire che Angelica Montanari è una figura estremamente importante, interessante, internazionalissima, che appunto ha degli ambiti di ricerca, devo dire, molto molto consonanti con quelli che poi sono, come dire, gli elementi che studiamo a Siena e che vengono trattati soprattutto dal Centro di Antropologia e Mondo Antico. Angelica Montanari ha conseguito un dottorato di ricerca a Parigi, all'École des Hautes Études d'Anciennes Sociales, nel 2011 in antropologia del Medioevo occidentale e successivamente ha proseguito la sua carriera tra Bologna, dove ha ottenuto vari assegni di ricerca al Dipartimento di Beni Culturali e in particolare nella fantastica sede di Ravenna, dove tra l'altro insomma ho potuto anche conoscere le
l'equipe, come dire, che è all'issede, una sede importantissima per tutta una serie di aspetti, in particolare per la bizantinistica. È uno dei centri, insomma, più rilevanti in Italia per ovvi motivi, ma si fanno tantissime altre cose e appunto Angelica è in forze a quel dipartimento e a quella sede, ma non solo. Perché ha avuto fellowships all'estero di rilievo, addirittura in Brasile, all'Università Federal Fluminense, ma anche è stata visiting scholar a Cambridge l'anno scorso, se non erro. È coinvolta in tutta una serie di progetti internazionali di estremo interesse, sulla danza, per esempio. E poi, credo l'ultimo al quale sta prendendo parte, è un progetto sulla costruzione dell'altro nell'Europa medievale e soprattutto quest'ultimo, appunto, l'ha vista approdare come ricercatrice nell'Università di Ostrava, nella Repubblica Ceca, in Moravia, in quella che meglio nota, insomma, come la regione della Moravia. Nel corso del tempo Angelica Montanari ha prodotto, insomma, se mi è passato questo termine un po' freddo e burocratico, una serie di pubblicazioni molto interessanti, a partire dalla sua monografia del 2015 intitolata proprio Il fiero pasto, antropofagie medievali, e quindi, come dire, andiamo proprio a toccare l'argomento di cui ci parlerà. Al suo attivo ha anche Cannibal, Histoire de l'anthropophagie en Occident, quindi un saggio pubblicato in Francia nel 2018, e sta curando, a quanto vedo, probabilmente vedrà la luce, non so, ci dirai Angelica, insomma, se quest'anno o magari il prossimo, un volume interessantissimo, un volume miscellaneo interessantissimo, intitolato Uomini e lupi, antropologia genetica e storia. E quindi, ripeto, si tratta veramente di una serie di ambiti, la danza, il mostruoso, l'antropologia, il rapporto con gli animali, che sono strettissimamente intrecciati con quelli che sono i filoni di ricerca più praticati qua a Siena. Quindi Angelica, come dire, sei veramente benvenuta con tutto il cuore, probabilmente ci farai scoprire, per parafrasare Levi-Strauss, che gli uomini non sono solo buoni da pensare, ma anche buoni da mangiare. Questo potrebbe essere uno degli esiti, come dire, della tua presentazione, che per l'appunto si intitola Insani appetiti, infanticidio, tirannicidio e antropofagia nelle testimonianze medievali. E quindi Angelica, ti passo molto volentieri la parola. Allora, grazie infinite della bellissima presentazione, grazie anche per aver ricordato il nostro incontro, che è sempre un grande piacere pensare, e gli interessi che continuiamo a condividere con enorme piacere. Sono io che vi ringrazio, ringrazio Tommaso Braccini, ma anche tutta l'Università di Siena, Stefano Ferrucci e tutti, insomma, coloro che hanno collaborato a questo seminario. Sono davvero molto lieta di essere qui a presentare oggi un po' di argomenti cannibalici. Quindi partirei subito con la presentazione, e condividerò questo PowerPoint. E oggi parliamo di insani appetiti, quindi infanticidio, tirannicidio e antropofagia nelle testimonianze medievali. Intanto comincio premettendo che una lieve parentesi sul cannibalismo: l'antropofagia non era certo una pratica di tanatoprassi consueta nel Medioevo. Come è evidente, il trattamento del corpo dopo la morte prevedeva l'inumazione. Le pratiche di apertura del cadavere erano riservate a salme eccezionali, quindi a corpi che erano stati particolari in vita, sia nel bene che nel male. Quindi si va dai corpi di sovrani, di principi o santi, fino a coloro che erano eccezionali nella marginalità negativa, come ad esempio i condannati, specialmente nel tardo Medioevo, con l'avvio delle anatomie, delle dissezioni anatomiche.
Le testimonianze che ci parlano di cannibalismo nel Medioevo sono molto, molto, molto variegate. Io ho condotto una prima parte di ricerca durante il dottorato che è sfociata appunto nelle pubblicazioni di cui ha parlato Tommaso. Oggi parlerò di questa prima parte della mia ricerca e poi introdurrò alcuni temi nuovi che derivano invece dall'analisi dei manoscritti miniati, quindi dalle tecniche di visualizzazione delle testimonianze letterarie. Nel Medioevo menzioni di cannibalismo le troviamo in cronache annali, specialmente per i temi legati alla fame o ad alcuni rituali di violenza che vedremo oggi nello specifico, erbari e trattati medici, raccolte di exempla, nella fattispecie sono exempla eucaristici che offrono una visione molto cannibalica della presenza di Cristo nell'ostia consacrata, memoriali di viaggio e mappe mundi e testimonianze letterarie e iconografiche. Quindi, volendo riassumere, le tematiche che possiamo trovare nelle fonti sono relative alla fame e alle carestie, ai rituali di vario tipo, appunto di violenza, ma anche per quanto riguarda le popolazioni estranee alla cristianità, rituali di necrofilia, necrofagia guerriera, e altre tipologie di tanatoprassi, medicina, perché c'è ovviamente un forte riuso del corpo, quindi medicinali destinati alla cura che venivano ingeriti, e questo ricco immaginario che ruota attorno al cannibalismo. Oggi ho scelto di approfondire due tematiche, l'infanticidio e il tirannicidio, perché sono estremamente ricorrenti, oltre che degne sicuramente di una particolare pregnanza simbolica. Partiamo dall'infanticidio cannibalico. L'infanticidio cannibalico compare innanzitutto all'interno di una serie di testimonianze relative alle carestie. Testimonianze di antropofagia nelle carestie sono diffuse lungo tutto il millennio medievale. Sono in un numero rilevante in rapporto alle testimonianze di cannibalismo, però le dobbiamo appunto immaginare distribuite in questo grande periodo di tempo e in un territorio molto vasto. Quindi, come anche le altre testimonianze di cannibalismo, in realtà in rapporto appunto al grande numero di cronache che ci sono pervenute, non sono estremamente frequenti. Però all'interno di queste menzioni si trova in maniera molto frequente la menzione di episodi di cannibalismo familiare. Ne ho portato un esempio, come poteva essere, insomma, altro, dalla vita di Silverio del Liber Pontificalis, è un esempio molto tipico. Si sarebbero potute citare delle testimonianze più descrittive, più articolate, ad esempio Rodolfo il Glabro, da una cronaca molto dettagliata delle carestie, durante la quale descrive proprio l'omicidio dei bambini, dicendo che venivano attratti con l'offerta di un dono, un uovo o qualcosa insomma di buono da mangiare, per poi essere uccisi e divorati, in quanto le carni particolarmente tenere erano molto appetibili. Ho scelto invece questa menzione così scarna perché non vi siete persi molto, nel senso era un piccolo riassunto come questo delle tematiche che ho delineato, quindi fame, rituali, medicina, niente che non abbia comunque detto. Forse, ecco, la testimonianza invece del Liber Pontificalis può essere interessante da visualizzare, perché come dicevo, interrompetemi se c'è qualche problema tecnico, è molto rappresentativa delle menzioni nelle cronache di antropofagia familiare, proprio perché è così scarna, cioè di solito le cronache non dedicano una descrizione particolarmente articolata all'antropofagia, troviamo
qualche riga con una menzione tipo questa, dove si descrive appunto, si dice che in Liguria le donne arrivarono appunto a divorare i figli a causa della penuria della, causata dalla carestia. Non ci sono riferimenti a personaggi specifici che compiono gli atti, non ci sono riferimenti geografici precisi. E di fronte a menzioni di questo genere viene abbastanza spontaneo domandarsi la veridicità, una domanda alla quale notoriamente né i medievisti né penso gli altri storici riescono quasi mai a rispondere. Quello che è sicuro è che al di là della veridicità e attendibilità degli episodi narrati c'è una grande tradizione letteraria che è sicuro di supporto nella rappresentazione offerta dalle cronache, perché il tema dell'antropofagia familiare è molto trattato, come sicuramente in questo seminario so che ci sono molti filologi classici, quindi nella mitologia classica, ma anche a partire, per quanto riguarda il Medioevo, dalle testimonianze bibliche, dove compaiono diversi riferimenti nel Levitico, nel Deuteronomio, in Geremia, nelle Lamentazioni, in Baruch e Ezechiele, ma probabilmente il riferimento più noto è quello del secondo libro dei Re. Nel secondo libro del Re, dei Re, si fa riferimento all'assedio di Samaria e si narra di due madri che si mettono d'accordo per divorare i propri figli a turno. Quindi una donna sacrificherà il bambino e lo mangerà con la compagna, il giorno successivo la compagna dovrebbe sacrificare suo figlio e mangiarlo insieme alla prima donna. Solo che se la prima madre mantiene la promessa fatta, la seconda, dopo aver mangiato il figlio della compagna, nasconde il proprio figlio in modo che non possa essere trovato. Questo è invece il riferimento del Deuteronomio che si connette alle minacce divine verso il popolo di Israele nel caso in cui non avesse seguito i precetti della divinità. E questo è molto ricorrente come tema biblico e gli altri temi appunto presenti nei testi sacri si connettono sempre a questo caso con poi l'attuazione delle minacce bibliche. Quindi insieme con la fame e altre sofferenze si arriverà al punto da mangiarsi tra consanguini, al punto in cui le madri mangeranno i propri figli. Dalla Bibbia l'episodio della madre antropofaga è invece storicizzato nell'opera di Giuseppe Flavio, quindi oltre appunto alla tradizione biblica, nel Medioevo abbiamo questo testo molto importante che perviene tramite la sua parafrasi latina del IV secolo d.C. ad opera di Egesippo. Egesippo, un nome probabilmente fittizio, che potrebbe essere ricondotto anche allo stesso nome appunto di Giuseppe Flavio. Nel Bellum Judaicum si narra dell'assedio del primo secolo d.C. di Gerusalemme operato da Tito sotto ordine di Vespasiano e si narra di una madre costretta appunto dalla fame a uccidere e divorare il proprio figlio. Ne mangia una metà e l'altra metà lo tiene per i ribelli che giungono attratti dall'odore della carne che sta arrostendo e rimangono sconvolti appunto vedendo lo spettacolo che gli si presenta davanti. A questo punto si dice che la notizia ha una grande diffusione e arriva alle orecchie di Tito. Ed è proprio sentire che si sta compiendo un tale scempio che induce Tito a decidere di distruggere la città di Gerusalemme. È quindi una rilevanza simbolica molto forte data all'antropofagia, dato che viene direttamente connessa con la distruzione di Gerusalemme. In chiave cristiana,
Dopo Egesippo, che dedica tra l'altro una parte molto ampia del testo alla ricostruzione dell'episodio cannibalico, perché il testo è un epitome, mentre invece questa parte viene addirittura ampliata, passa al Medioevo attraverso una ricca tradizione di testi, di cui nella slide vedete solo i principali e i più famosi, e dove ho incluso anche i testi principali della letteratura italiana, quindi il famoso riferimento di Dante, che dice appunto, lo ricorda con le parole, quando Maria al figlio diede di becco, Boccaccio, e la ricca tradizione che viene dalla volgarizzazione della Vindicta Salvatoris, e quindi dobbiamo immaginare anche al grande sviluppo teatrale che ebbe questa menzione e a rappresentazioni che giungevano quindi a una fetta di pubblico molto ampia e non soltanto a chi poteva accedere ad esempio a sapere scritto e manoscritto, perché erano anche rappresentazioni inscenate non solo nei teatri ma anche appunto nelle strade. E, nell'ottica cristiana l'episodio però assume una valenza differente, cioè non è più come nell'ottica politica di Giuseppe Flavio la responsabilità dei ribelli ebrei che hanno causato la fame, che hanno causato l'antropofagia, che a sua volta ha causato la distruzione di Gerusalemme. Nell'ottica cristiana tutto si connette al deicidio, perché la colpa degli ebrei è sempre comunque quella di aver ucciso Cristo. Quindi l'episodio di antropofagia non è più il motore della distruzione di Gerusalemme, ma è la causa della vendetta divina, è l'effetto della vendetta divina, che ci sarebbe comunque stata. Quindi passa da causa scatenante a effetto. A questo punto passerei a parlare delle testimonianze di tirannicidio cannibalico, che sono molto più concentrate. Si tratta di un nucleo di cronache del 300 e del 400. Menzioni sono presenti di tirannicidio cannibalico anche nella cronachistica precedente e successiva, però succede che in questo periodo, ecco qui, tra XIV e XV secolo, c'è un'altissima concentrazione di casi. Nella slide potete appunto vedere quanti siano gli episodi localizzati soprattutto nelle aree centro-settentrionali delle città italiane. Ora, è da verificare chiaramente questo risultato con un'analisi più sistematica di tutta la cronachistica, perché al momento, quando ho cominciato la mia ricerca, tra l'altro non erano digitalizzati certi repertori di fonti, quindi non si potevano svolgere delle ricerche puntuali sul lessico come quelle che si potrebbero fare oggi. Però avevo comunque approfondito molto bene le ricerche bibliografiche e anche consultato una serie, insomma, di studiosi del settore, e non abbiamo trovato quantomeno una rilevanza percentuale interessante di altri casi, quindi ci sarà sicuramente da interrogarsi sui motivi di questa concentrazione italiana degli episodi, sicuramente connessi anche al contesto di conflittualità che era tipico delle città italiane e al contesto di violenza rituale legata all'espressione di questa conflittualità. Le congiunture sociopolitiche che inquadrano questa serie di scempi antropofagici sono diverse: tirannicidi, congiure e rivolte, quelle che potremmo insomma definire con una accensione molto ampia, che in realtà assume connotazioni diverse nelle fonti che parlano in generale di rumore, punizioni dell'attentatore del Signore, scontri tra fazioni, lotte contro nemici esterni alla città e vendette private. Ma all'interno di questa serie di differenti situazioni, il tirannicidio sicuramente è uno dei casi più ricorrenti.
Mi piace fare riferimento per quanto riguarda i tirannicidi all'episodio di Firenze del 1343, perché si tratta di un episodio molto noto soprattutto per gli studiosi del Medioevo, ed è la cacciata di Gualtieri di Brienne, duca d'Atene. Questa avviene nel corso di una rivolta molto sanguinosa e truculenta, con diversi episodi di violenza simbolica. A un certo punto Gualtieri di Brienne viene assediato nel suo palazzo e, come prezzo per la sua vita, viene chiesta la consegna di un suo uomo di fiducia, Guglielmo d'Assisi, insieme con il figlio, che, essendosi occupato tra l'altro della giustizia nella città di Firenze, era particolarmente inviso a una serie di famiglie per averne giustiziati alcuni membri. Allora la cronaca di Giovanni Villani, altre cronache coeve, ci racconta che, e leggo, Guglielmo fu consegnato in mano dell'arrabbiato popolo. E questa menzione al popolo è tipica di queste testimonianze sulle insurrezioni cittadine. In realtà, se leggiamo le righe successive, già all'interno di questo popolo cominciano a prendere luce importanti famiglie, quindi si capisce che quella che viene presentata come una rivolta popolare, perché si vuole porre l'accento sul consenso della cittadinanza, è in realtà qualcosa che coinvolge soprattutto le élite cittadine e certe determinate famiglie, quali Altoviti, Medici, Oricellai, dice la fonte, e così via. E prosegue: in presenza del padre, per più suo dolore, il suo figliolo, pinto fuori, innanzi il tagliarono e smembrarono a minuti pezzi. E ciò fatto, pisano fuori il conservatore e fecero il somigliante. E poi continua con la descrizione fino ad arrivare all'episodio di antropofagia, dicendo: con furia bestiale e tanto animosa che mangiaro delle loro carni cruda e cotta. E con questo bestiale, che torna nelle testimonianze, ad esempio quella di Marchionne, Copo di Stefani, che segue, parla di bestialmente, è un attributo tipico ovviamente del cannibalismo, che ha anche una sua formulazione teorica nella ripresa tomistica dell'Etica Nicomachea di Aristotele, che dedica una sezione proprio al cannibalismo bestiale. Quindi ha tutta una sua teorizzazione che è peculiare, perché nel Medioevo ci sono pochissime formalizzazioni e teorizzazioni dell'antropofagia, al punto che la stessa parola antropofagia, che nel greco esiste, non viene usata se non in traduzioni di fonti greche. Il rituale di violenza, quindi, che comprende l'antropofagia, si attua per le strade cittadine attraverso una serie di episodi di violenza simbolica, che comprendono processioni infamanti, cavalcate a ritroso su un asino, quindi tutti rituali che sono inversi dei consueti rituali di intronizzazione, svestizione, accompagnamenti sonori con grida varie affermazioni diffamanti nei confronti della vittima, passaggio attraverso luoghi significativi della città, distruzione e rogo di documenti, e poi dopo ci sono i supplizi inflitti direttamente al corpo, quali impiccagione, squartamento, decapitazione, amputazione simbolica di arti, impiccagioni per i piedi, e a volte anche quando il corpo è già stato seppellito viene dissotterrato, trascinato ed esposto. L'antropofagia, quindi, come si pone all'interno di questi rituali di violenza simbolica inversa, questa sorta di specchio appunto dei rituali di intronizzazione? Il cannibalismo ha il suo significato simbolico nell'essere il contrario dell'azione che svolge il tiranno, o meglio, il tiranno
cannibalizza il corpo sociale attraverso l'esercizio di un potere che è ingiusto, e per questo viene dalla collettività a sua volta divorato. In questo senso, ad esempio, qui ho messo un riferimento proprio a Boccaccio, siccome dopo riprenderemo il De Casibus Virorum Illustrium. Questa è invece il commento della Commedia e il commento della descrizione del Minotauro. Boccaccio specifica che il Minotauro è l'immagine della violenza la quale i potenti uomini fanno nelle sostanze e nel sangue del prossimo. I tiranni infatti divorano ferocissimamente le carni del prossimo perché rubano, guastano o uccidono ingiustamente. Di conseguenza, appunto, la lettura punitiva appunto del cannibalismo passa attraverso la deresponsabilizzazione dei colpevoli, cioè si parla sempre, come ho detto, di un popolo, di una collettività, qualcosa che può dare una rappresentazione alla vendetta divina, quindi non la pazzia o la crudeltà di un singolo, ma un'azione comune che è inversione simbolica della divorazione metaforica operata dal tiranno sui più deboli. A questo punto vorrei passare alla seconda parte, appunto il secondo nucleo della mia esposizione, che prevede questo avanzamento un po' più recente della ricerca e il confronto vero e proprio tra la visualizzazione dell'infanticidio e la visualizzazione del tirannicidio. Per questo ho lavorato sui manoscritti del De Casibus Virorum Illustrium, in particolare sui codici miniati delle traduzioni. Scusate, ecco qua, perché scritto appunto nel 1356 da Boccaccio, ebbe una grande diffusione nelle sue volgarizzazioni, in particolar modo nella traduzione francese di Laurent Première Fée, che vede due versioni, una del 1400 e una del 1409-1410. Da questa seconda versione è tratta la traduzione inglese The Four of Princes di John Lydgate, che è stata scritta in forma di poema tra il 1431 e il 1438-39. Queste traduzioni godono, in particolar modo quelle francesi, di una ricchissima, ma davvero ricchissima produzione di codici miniati. Cioè, se oggi Boccaccio è noto soprattutto per il Decameron, nel 400 la circolazione di queste opere in forma appunto di codici miniati era pari al resto della produzione di Boccaccio. E erano spesso dei regali anche destinati a un'elite, si contano davvero decine e decine di codici. Per questo all'interno di questo corpus di manoscritti ho analizzato le prime copie illustrate della traduzione francese e i manoscritti successivi che sono conservati alla Bibliothèque Nationale de France e alla British Library. Purtroppo, sebbene abbia avuto modo di fare soggiorni sia a Parigi, sia appunto per la mia visiting scholar alla British Library, non era mia intenzione poter quantomeno visualizzare tutti i manoscritti presenti appunto in queste due biblioteche, invece ho potuto vederne solo una parte perché sarei dovuta tornare, ma purtroppo la diffusione del coronavirus non mi ha reso possibile un secondo viaggio, e non si tratta di un numero tale di codici che non possono essere richiesti completamente in riproduzione. La ricerca su i cataloghi online e tutto il materiale online è invece stata completa, però bisogna considerare
considerare che ci possono essere delle immagini che non sono catalogate nei repertori online. Quindi i dati che vi esporrò da questo momento in poi vorrei sottolineare che sono da verificare poi su tutto il repertorio completo dei manoscritti disponibili, però si tratta comunque già di un corpus iconografico molto vasto e che credo possa dare dei dati molto molto interessanti in rapporto alla visualizzazione degli episodi di violenza. Boccaccio riprende nella sua opera latina diversi degli episodi che ho menzionato di antropofagia nelle città dell'Italia centro-settentrionale e basso-medievali. Tra queste riprende un episodio non inerente a quest'area precedente, cioè il supplizio di Andronico I Comneno di Costantinopoli, la cui però fonte circolava molto, cioè il cui racconto circolava sicuramente molto nel basso medioevo. Infatti, appunto, la fonte principale era questa qui successiva, L'Histoire de Racle Empereur, che era una continuazione delle storie di Guglielmo di Tiro. E sulla scia appunto di questa testimonianza, Boccaccio ci narra che il Basileus fu fatto oggetto di un truculentissimo rituale di detronizzazione che si concluse con un'azione collettiva delle donne. E le donne uccisero e divorarono le carni di Andronico proprio perché il Basileus aveva molestato un grande numero di fanciulle quando era in vita. Questo ci dicono in modo concorde sia Boccaccio sia appunto l'Histoire de Racle Empereur, la sua la fonte più nota su questo episodio. Tra l'altro, il manoscritto conservato sempre alla Bibliothèque Nationale de France de l'Histoire de Racle ha anche una bellissima miniatura che rappresenta il rituale di detronizzazione, una delle più complete che io abbia trovato sul cannibalismo, perché mette in scena in modo molto evidente tutti i momenti di questi rituali, cioè l'uscita della città, ci sono infatti sul sottofondo le mura cittadine, la miniatura come vedete si svolge in due momenti, quindi nella parte più lontana c'è la parte precedente del rituale con la processione e Andronico che è stato a ritroso sull'asino e sta tenendo la coda dell'animale. È condotto da alcuni uomini, ma sull'alto, in alto, sui palazzi, si vedono anche altri spettatori. Un dettaglio che non penso casuale, ma mi sembra sottolinei molto bene la necessità di rendere pubblica la pena a cui è condannato il tiranno. Nella parte più evidente della miniatura, in fondo all'asse prospettico che parte appunto dalle mura e arriva fino al corpo del Basileus, si svolge la scena di antropofagia con le donne appunto che infieriscono sul cadavere, tagliano gli arti, si vede il sangue, insomma espressioni feroci e addentano i pezzi del corpo del tiranno ucciso. Ora, questa è la scena del manoscritto Francais 68, quello dell'Histoire de Racle. Nel codice di Boccaccio o non viene raffigurato o troviamo delle raffigurazioni di questo tipo, cioè che non prevedono la messa in scena del cannibalismo. E non soltanto questo succede con l'esecuzione di Andronico Comneno, ma anche con gli altri casi di tirannicidio, cioè non ci sono visualizzazioni di tirannicidio all'interno degli apparati iconografici dei codici, non che io abbia trovato, come dicevo, sul repertorio che ho potuto fino ad ora analizzare. E per quanto riguarda il supplizio del Duca d'Atene, viene il supplizio di Guglielmo d'Assisi nella condanna del Duca d'Atene, viene raccontato da Boccaccio, ma non viene fatta menzione dell'episodio di cannibalismo. Quindi in questo caso
Abbastanza normale non trovare una visualizzazione. Però, ad esempio, questo è invece il supplizio di Filippa da Catania, Roberto De Cabagni e Sancia De Cabagni, che sono stati accusati nel 1345 dell'assassinio di Andrea di Ungheria, e in questo caso il testo descrive un episodio di antropofagia diretto al cuore, ai cuori di Sancia e Roberto che vengono divorati. Un episodio probabilmente, tra l'altro, non vero, come non lo è parte della descrizione di questo supplizio, che è più fantasiosa, che è corrispondente a quello che sappiamo dalle fonti storiche, però rimane il problema del fatto che l'episodio di antropofagia è menzionato nel testo e al testo non corrisponde anche in questo caso una forma visiva dell'antropofagia. Ci si potrebbe a questo punto chiedere se questa mancanza di visualizzazione sia qualcosa che caratterizza il cannibalismo nelle miniature dei codici di Boccaccio. E tra l'altro, a questo proposito, volevo ricordare che fino a queste ricerche condotte da me e alcune ricerche più o meno contemporanee, erano usciti diversi riferimenti al fatto che nel Medioevo non ci fossero rappresentazioni di cannibalismo. Ecco, questo mi pare che ormai sia smentito. In rapporto ai codici di Boccaccio, a maggior ragione questa ipotesi non regge, e non regge per il grandissimo numero di visualizzazioni di episodi di infanticidio cannibalico. E questo è uno dei tantissimi esempi che possiamo trovare nel testo, e è la rappresentazione connessa al racconto che fa Boccaccio dell'assedio di Gerusalemme, di cui abbiamo parlato precedentemente. Questa è Maria che sta cuocendo il bambino, e a lato appunto della miniatura vedete i ribelli che sono arrivati attratti appunto dall'odore. Adesso prendo le immagini dei primissimi codici, quindi manoscritto dedicato a Giovanni di Berry, che è conservato a Ginevra, e il codice che è appartenuto a Giovanni Senza Paura, che fa parte della collezione dell'Arsenal della Bibliothèque Nationale de France. Ora, in entrambi i codici la rappresentazione della distruzione di Gerusalemme e dell'episodio cannibalico è narrata attraverso due miniature, cioè questa è solo la seconda. La prima miniatura è questa del manoscritto di Ginevra, e come vedete, faccio velocemente scorrere, poi ci soffermiamo su un'immagine, nel manoscritto dell'Arsenal ugualmente si vede Maria che cuoce e addenta il bambino con i ribelli che giungono appunto sul lato della miniatura, e ugualmente una precedente miniatura che descrive invece l'assedio di Gerusalemme. In entrambi i manoscritti la miniatura dedicata all'assedio e distruzione di Gerusalemme è più grande della media delle miniature dell'apparato iconografico del manoscritto, cioè fa parte di alcune amplificazioni di episodi particolari, particolarmente dense appunto di rilevanza. Si articola infatti in due registri. Nel registro superiore si vede l'entrata nella città e la distruzione della città, in quello inferiore la vendita appunto degli ebrei come schiavi. Ora, è stato anche fatto notare come gli ebrei in queste raffigurazioni non siano rappresentati con abiti o attributi giudaicizzanti, ma siano rappresentati con i costumi tipici del Quattrocento francese.
E in questo senso io ho potuto fare un approfondimento proprio sui personaggi ebraici rappresentati nelle miniature. Ho visto che appunto solo nelle moralizzazioni vengono attribuiti agli ebrei delle caratteristiche negative a livello iconografico o giudaicizzanti. In questo caso c'è l'adorazione comunque di una statua e i cappelli, che non sono appunto i classici pointed hat delle rappresentazioni, insomma, degli ebrei, ma comunque sono sempre copricatipi che si trovano costantemente presenti in questo tipo di moralizzazioni. E c'è la scritta che li contraddistingue in tuniche lunghe, e in questo caso anche appunto il sacco di denari, che dà una visione ancora più negativa. Invece, come si diceva nell'episodio del cannibalismo, torno un attimo indietro, non sono presenti questo genere di attributi. Queste sono delle miniature di altri codici che faccio scorrere per mostrare come tutto sommato si mantenga nei primi manoscritti, quindi nella prima parte della produzione dei manoscritti miniati del Decasibus, si mantenga in traduzione francese, si mantenga più o meno lo stesso impianto. In questo caso vedete un ingrandimento dell'episodio di cannibalismo che si trova sotto la scena, e poi c'è una negli ovali, appunto nel margine miniato, e poi c'è un'ulteriore scena sempre della madre che sta cuocendo il figlio in un altro foglio del manoscritto, che è questa appunto la scena dedicata direttamente all'episodio cannibalico, con i ribelli anche in questo caso che giungono a lato dalla finestra e che osservano la scena. C'è anche la mano puntata dei ribelli, che è una cosa che ho trovato, un dettaglio che ho trovato in modo abbastanza costante nelle miniature per indicare proprio l'episodio di antropofagia, questa gestualità appunto delle mani. Come potete vedere, si tratta di un tipo di scene molto differenti da quelli che si trovano in altre tipologie documentarie. Queste, ad esempio, sono delle immagini, questa e l'immagine successiva, tratte dalla cartografia, dove il cannibalismo è rappresentato in un modo molto più truculento. Sono presenti anche, come in queste immagini appunto, dei dettagli consueti della sauvagerie, come il fatto che i personaggi siano senza abiti, il sangue appunto che cola. Sicuramente questi attributi di sauvagerie non compaiono invece negli episodi, nella visualizzazione dei codici miniati dell'episodio di Maria. Quindi, per riassumere, riguardo alla rappresentazione dell'infanticidio cannibalico nei codici del Decasibus Virorum Illustrum, si può dire che la resa dell'orrore cannibalico punti sulla messa in scena di un contesto di quotidiana violenza, o meglio di un contesto quotidiano che sorprende proprio per non essere inserito all'interno di una cornice di violenza. Cioè, in un certo senso, questo essere pacato delle antropofaghe, questa scena domestica con il fuoco, qualcosa che senza la presenza del corpo del bambino che sta cuocendo si potrebbe ricondurre a una scena molto tranquilla e pacifica che si svolge all'interno di una casa. Ed è proprio questa carattere ordinario della rappresentazione a sconvolgere e a suggerire che la pulsione omicida possa covare nei meandri della donna comune.
Si nota inoltre quello che abbiamo visto precedentemente, cioè la mancanza di attributi giudaicizzanti nell'abbigliamento, la preminenza concessa alle immagini della vicenda giudaica attraverso due tecniche, cioè l'amplificazione della scena di Gerusalemme, che è più grande e divisa in due registri rispetto appunto alle altre miniature, e la duplicazione dello spazio narrativo, perché appunto c'è una seconda miniatura dedicata proprio al cannibalismo. Un'interpretazione che è stata data di questa importanza attribuita a questo episodio di antropofagia è che sia messo in evidenza per ammonire i lettori sugli effetti degli scontri coevi tra Borgognoni e Armagnacchi, che tra l'altro vedevano alcuni dei personaggi coinvolti in questi sanguinosi scontri proprio come destinatari dei codici. A questo punto si sarebbe tentati di concludere che la preminenza di rappresentazioni di infanticidio rispetto a quelle di tirannicidio possa essere connessa proprio alla importanza politica del tema. E tuttavia, se si considerano tutte le iconografie dei codici, si nota presto che l'episodio di Maria non è l'unico infanticidio cannibalico rappresentato, ce ne sono molti altri, in particolar modo quelli desunti dai miti classici e nello specifico l'episodio di T.S. Atreo. Non è l'unico, ripeto, ci sono comunque altre iconografie di infanticidio cannibalico rappresentate, però sicuramente è uno dei motivi più ricorrenti, quasi sempre con questa modalità di rappresentazione. Questo è il codice sempre che abbiamo visto prima, conservato a Ginevra. Si vede appunto la tavola imbandita e per dare forma a dare esplicitare l'omicidio cannibalico è rappresentata la consegna delle estremità, che tra l'altro fa parte appunto proprio della codificazione di questo mito, quindi è qualcosa, anche un dettaglio che deriva anche dalla narrazione testuale, però a maggior ragione è un dettaglio importante nel caso della visualizzazione dell'antropofagia, perché altrimenti in un banchetto dove il cibo è stato trasformato in qualche modo mancherebbe la possibilità di visualizzare immediatamente l'atto cannibalico. Invece, attraverso la consegna delle estremità, ad esempio in questa successiva miniatura si vedono anche le teste, è possibile subito identificare la scena come infanticidio cannibalico. A questo punto le conclusioni con un grande punto interrogativo, nel senso che ho appositamente voluto portare un work in progress, dato che mi sembra una sede interessante per discuterne, per accogliere anche eventuali suggerimenti, approfondimenti e idee. Si possono fare alcune osservazioni, anche se appunto non posso veramente dire di essere convinta da una unica e certa conclusione. Si può osservare che le rappresentazioni di infanticidio cannibalico sono sicuramente radicate in modo profondo in una ricca tradizione precedente. È una tradizione che si rifà, abbiamo visto, ai miti classici, ma anche di matrice biblica, e è molto diffusa nella letteratura del tempo. Quindi si potrebbe supporre che a questa ricca serie di testi e di immagini presenti nella memoria collettiva corrisponda una maggiore circolazione di modelli ai quali ispirarsi per le rappresentazioni, quindi che questo possa essere un dettaglio che abbia in qualche modo indirettamente influenzato la scelta di privilegiare gli infanticidi cannibalici rispetto ad altre forme di antropofagia. E sottolineo che ci sono anche altre menzioni di divorazioni di corpi adulti nel De Casibus, quindi non solo i rituali di violenza di cui ho parlato, ma che non
compaiono ugualmente nelle rappresentazioni visive. In secondo luogo, si può ricordare quanto detto sulla rilevanza data al tema della madre antropofaga in funzione politica nell'ambito degli scontri tra borgognoni e armagnacchi, che può sicuramente aver incrementato quantomeno le rappresentazioni dell'episodio di Maria. Si può aggiungere che l'infanticidio cannibalico in genere negli episodi narrati corrisponde effettivamente a un fulcro della vicenda e anche un fulcro simbolico di quanto narrato nel testo. Cosa vera anche per i rituali di violenza, ma è altrettanto vero che i rituali di violenza sono inquadrati in tutta una serie di scempi simbolici di grande importanza, e quindi forse nella scelta figurativa diversi momenti del rituale possono essere inquadrati come interessanti a livello visivo, e non è così necessario fare ricorso appunto alla rappresentazione dell'antropofagia. Ma sicuramente a livello antropologico il dato più evidente è l'enorme rilevanza simbolica che assume nella letteratura, come in tutti gli altri contesti, l'assassinio di un bambino, e in particolar modo l'antropofagia materna, che ribalta completamente il consuetudinario ruolo materno, così come rappresenta la distruzione della cellula fondamentale della società, che è la famiglia. Quindi sicuramente rispetto alla divorazione di un corpo adulto, una cannibalizzazione di bambino avvenuta all'interno dello stesso nucleo familiare ha una rilevanza simbolica maggiore, più pregnante. Questi sono alcuni spunti con cui vorrei concludere questo intervento e lasciare invece spazio magari a una discussione collettiva su eventuali altre osservazioni. Bene, grazie, grazie davvero ad Angelica Montanari per questo ricco, gli elementi inquietanti, diciamo, per alcuni aspetti, seminario. Guarderemo le nostre madri con occhi diversi dopo aver attraversato tutti questi esempi di antropofagia materna, come dicevi appunto in conclusione, quantomeno grati per non aver, diciamo, applicato su di lui la stessa pratica, ma al di là della battuta, insomma, grazie mille. Work in progress è molto interessante, ha presentato, mi pare, una ricchissima documentazione, anche inquadrandola in maniera molto, molto puntuale. Mi sembra, insomma, una strada molto, molto promettente. Ecco, è già un punto avanzato, ma insomma, certamente da approfondire ulteriormente. E grazie per averlo anche presentato in questa maniera così aperta, insomma, perché questo è un po' la filosofia dei nostri seminari, insomma, quella di costruire occasioni di dibattito, di discussione intorno ad alcuni temi. Io ero molto interessato in particolare proprio a questa predominanza femminile e materna nei casi che ci hai presentato, a molti temi, insomma, mi sono risuonati come estremamente interessante, ma questo in particolare è davvero molto interessante. E anche la rappresentazione di Maria accanto al focolare con lo spiedo che gira il fanciullo, insomma, sono veramente rappresentazioni estremamente, insomma, notevoli, ecco, e quindi spunto certamente di grande, danno spunti molto interessanti. E la prima domanda che mi viene da farti, insomma, poi naturalmente lascerei spazio ad altri interventi, insomma, e anche a chi ha maggiore competenza di me magari sul tema, perché ammetto che non sono un esperto, insomma, dei temi che hai trattato. Ma la prima considerazione, appunto, di interesse era proprio questo rispetto alle figure materne, insomma, cioè se questa
ricorrenza di antropofagia materna, ha trovato già proposte di interpretazione, di letture, insomma, per in qualche modo spiegare in senso anche simbolico, complessivo, insomma, ecco, questo tipo di occorrenze. Un altro aspetto che mi ha molto colpito è la rappresentazione proprio delle carni mangiate. In particolare, poi tu facevi riferimento anche verso la fine del tuo intervento a questo, delle estremità, mani, piedi, teste, insomma, contrapposto per esempio ad altri casi in cui si mangia il cuore, è solo il cuore che probabilmente ha una valenza simbolica specifica, insomma, e forse non del tutto assimilabile all'altra. È solo una questione, come dicevi alla fine, di maggiore riconoscibilità, diciamo così, della carne mangiata, insomma, di dare un indizio, ecco, iconografico. O può esserci qualche altra spiegazione, insomma, per la ricorrenza di questa modalità rappresentativa delle carni mangiate, incentrate su appunto mani, piedi, teste, insomma, del suppliziato, per dir così. Mangiare il cuore e mangiare le carni non sono chiaramente forse del tutto assimilabili. E io ho in mente gli scritti di Remotti sul cannibalismo in tutt'altro contesto, naturalmente, in cui compariva questa idea del nutrirsi, in particolare del nutrirsi dell'altro all'interno di certe pratiche di cannibalismo, in particolare africane. E quello che ho trovato estremamente interessante di quello che tu ci hai proposto, invece, è che tutto avviene, in questo caso, in un contesto, diciamo così, domestico o comunque identitario, non di alterità. Cioè non si mangia l'altro, ma si mangia il simile, insomma, se non addirittura appunto il frutto del proprio ventre, insomma. E questo naturalmente è anche un aspetto di grandissimo interesse che il tuo seminario ci ha presentato. Ce ne sarebbero molto altre, mi fermo senz'altro qui perché, insomma, appunto io poi non ho competenze specifiche e non voglio così togliere spazio ad altri, ma intanto, insomma, ti rinnovo complimenti per la tua presentazione e ringraziamenti, insomma, per aver partecipato. Come dicevo prima, chi vuole porre domande al nostro ospite può farlo prenotandosi in chat. Ho visto già che ci sono un paio di interventi e un paio di persone che si sono prenotate, e quindi chiunque voglia farlo, appunto, può segnarsi nella chat e poi provvederemo a chiamarvi. Va bene, io allora ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti vedo che Saverio Gualerzi aveva fatto una segnalazione nella possibile fonte per la cacciata dei Gualtieri di Bren, e non so se vuole intervenire o se si accontenta di questa indicazione. Di quello ringraziamo, naturalmente. No, era solo un'indicazione, non ho altro da aggiungere. Grazie. Va bene, grazie mille, grazie a lei. E allora Tommaso Braccino, no, Gaetano Arena prima si era prenotato e quindi seguiamo l'ordine. Aggiungerei un attimo di quanto hai sottolineato, perché hai colto veramente una cosa molto importante della ricerca, che non riguarda solo il De Casibus, ma proprio l'intero corpus di fonti sul cannibalismo nel Medioevo. Cioè, c'è veramente una questione di genere da affrontare, che è evidente. No, non sono state date molte risposte, anche perché devi tenere presente che ci sono stati pochissimi lavori. Prima del mio lavoro c'erano state due monografie, di cui una molto specifica sulla letteratura inglese, e nel 2003 un saggio che considerava però solo alcuni aspetti, ad esempio le rivolte non comparivano, quelle non erano mai state comunque studiate. Quindi effettivamente non ci sono interpretazioni peculiari, però è vero che nelle fonti medievali ci sono moltissime antropofaghe,
quindi è pieno di donne che mangiano e pochissime donne mangiate. Cioè non sempre, è raro che si specifichi, cioè molte fonti sono poi indistinte, però c'è sicuramente una predominanza di donne mangiatrici, questo anche al di là della funzione materna. Sulla funzione materna è anche molto interessante, si devono sicuramente fare ulteriori approfondimenti. C'è la rilevanza simbolica, come dicevo, della funzione della madre e proprio della distruzione di questo nucleo familiare, che influisce sicuramente anche su testimonianze che non sono letterarie, come le cronache, cioè comunque i cronisti hanno spesso una volontà di rappresentazione e donano toni particolarmente drammatici alla crisi anche in funzione politica, perché essendo il risultato di una vendetta divina, se il risultato di una vendetta divina contro qualcuno che non va a genio al cronista, viene messo insomma ovviamente in evidenza anche attraverso l'uso dell'antropofagia. Però c'è anche un discorso di ritorno delle carni ai genitori. Esplicitato tra l'altro nel testo di Egesippo, è interessante per questo, ma ritorna in diverse testimonianze letterarie questa idea. In Egesippo si dice proprio la madre fa un monologo col figlio nel quale chiede proprio di riavere le sostanze con cui l'ha creato e l'ha nutrito. Ma se ci pensiamo, ad esempio, al di là del ruolo materno, anche l'offerta dei figli di Ugolino della Gherardesca nell'inferno ha un po' questa idea sottesa, al di là della conclusione, non entro nel merito perché qui si potrebbero scatenare dialoghi interminabili tra i dantisti, ma proprio l'offerta stessa dei figli contiene in sé per sé l'idea di un ritorno di quello che i genitori hanno dato. Quindi c'è un pochino sicuramente questa idea di connessione. Tra l'altro c'è anche una norma molto particolare castigliana che dice che in caso di assedio il padre ha diritto di mangiare i propri figli per non cedere il castello per il suo signore, mentre invece la madre non ha lo stesso diritto, quindi in questo caso, ma è una norma molto particolare, cioè non si può sicuramente estendere a tutte le testimonianze medievali, ecco, una cosa singolare. E invece non ho visto la segnalazione sul Brienne, forse nella chat. La chat, sì, comunque ti... Adesso la sto cercando. La carta alla fine dell'incontro. Saverio Gualersi si chiama. Perfetto, ho visto e ringrazio di questa precisazione moltissimo. Lascio, vedo se per le altre domande spengo. Allora, se Gaetano Arena vuole intervenire, era il primo ad essersi prenotato. E... Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io diciamo intervengo da assolutamente non addetto ai lavori, mi occupo di storia romana e quindi diciamo ho trovato uno spazio questo pomeriggio per ascoltare la professoressa Montanari e non si sa mai da dove può venire una buona idea, quindi la ringrazio intanto per le suggestioni e per la lezione di metodo che ci ha dato. E saluto tutti gli intervenuti che non conosco ma che ho il piacere di incrociare in questa modalità telematica. E io diciamo, se non ho capito male, ci sono alcuni nuclei forti di questa relazione. Uno è quello dell'infanticidio cannibalico, della fame e del un filone. L'altro è quello del tirannicidio, degli aspetti congiunturali sociopolitici, sempre però in relazione con l'antropofagia. E un terzo, quello degli scenari, degli scempi simbolici, dei rituali di violenza, ecco. Però c'è un fatto che mi ha, come dire, fin dall'inizio mi è entrato nella testa, in realtà involontariamente, perché il professore Braccini, quando ha presentato la relatrice, ha accennato ai mostri. E poi il discorso è andato verso altri lidi. E però io, che sono, ripeto, un perfetto non addetto ai lavori, tra le mie letture così fuori porta
e mi sono ricordato di un libro che lessi tanto tempo fa, che è di Boswell, sull'abbandono dei bambini. Diciamo, io non sono un esperto, probabilmente è stato superato da altre prospettive, da novità, eccetera, però ricordo di quel libro che mi colpì molto il fatto che Boswell, con un'interrogativa retorica, diceva: i cristiani uccidevano i bambini? La risposta era ovviamente sì. E Boswell affrontava in senso diacronico questo argomento, perché ricordo distintamente che oltre alla tarda antichità poi si avventurava nell'alto e nel basso medioevo, e lì era un infanticidio non legato alla fame o ad una madre che aveva bisogno di mangiare, ma ad una madre che aveva bisogno di fare sparire un monstrum, cioè come dire, non era un assassinio con antropofagia, ma era un infanticidio postpartum teratogeno, non saprei come dire, ecco, mi viene in mente così. Allora chiedo, ma è semplicemente una domanda, c'è qualcosa di più recente su questo argomento, cioè sull'infanticidio tra i cristiani dell'alto medioevo, per evitare che l'occhio sociale e soprattutto la condanna subliminale della Chiesa per eventuali relazioni sessuali consumate per esempio di domenica potesse, come dire, mettere all'indice queste povere madri? Tutto qui, nient'altro. Per il resto molte congratulazioni, perché è interessantissimo tutto il percorso che ci ha mostrato. Grazie. Allora, grazie della domanda, mi sentite? Sì, grazie della domanda. Sì, il libro di Boswell è infatti molto interessante, sicuramente pone un sacco di spunti. Certamente per quanto riguarda la biografia più recente bisognerebbe fare riferimento ai lavori di Dielet, proprio, che invece ha criticato un pochino insieme ad altri studiosi, non direttamente il lavoro di Boswell, ma l'idea che era abbastanza comune nei medievisti, che anche al Medioevo corrispondesse una fase di non cura, in qualche modo, di disattenzione verso l'educazione dei primi anni dell'infanzia, quindi che ci potesse essere un rapporto più distaccato con l'infanzia e con i bambini. Quindi in questo caso le suggerisco, sono veramente ottimi lavori, ne ha fatto una serie molto ricca, si trova molto facilmente, quindi con una ricerca anche online, sia di monografie che di articoli. E sicuramente, ecco, questa, anche se non parla direttamente, ecco, di questo lato della mostruosità, no, si parla proprio di condizione dei bambini, condizione delle madri. Tra l'altro era un seminario proprio stamattina, un altro seminario online, dove parlava invece della condizione femminile e della povertà nel basso medioevo. Sì, i suoi lavori sono più concentrati però sul basso medioevo. E per la mostruosità ci sono tantissimi spunti, ecco, nelle fonti medievali. Noi poi non mi viene in mente tantissimo legato proprio all'idea del parto, come per quanto riguarda proprio la mostruosità, se non tutto il tema dei feti, anche che ha qualcosa in sé per sé di inquietante, di mostruoso, divorati. Però sui mostri, dopo, se si entra nel tema dei mostri divoratori, c'è di tutto di più, dalla licantropia, dove l'antropofagia ha un ruolo molto forte, ma anche addirittura nel mondo animale, l'antropofagia attribuita agli animali ha un lato mostruoso e un lato di vendetta divina, tipo anche ad esempio nei casi dei lupi, che sono molto connessi con la licantropia, c'è una valenza molto simile a quella che ho raccontato per gli uomini del ruolo del mangiare gli animali come vendetta divina. E poi ci sono sì il tema del diavolo divoratore, orchi, di cui, vabbè, su questo lasciamo la parola magari a Tommaso, dei due. Draghi, c'è tutto il repertorio delle iconografie, anche dei manoscritti danteschi, dove ci sono tantissimi spunti cannibalici, le arpie, certe rappresentazioni di Cerbero, cioè nella mostruosità c'è veramente tanto, e sono assolutamente convinta che
sia qualcosa, a partire anche da quello che ho detto della ripresa tomistica dell'etica nicomachea di Aristotele, l'idea di bestialità e mostruosità sia strettamente connessa e non si possa separare dall'analisi anche del cannibalismo attribuito agli uomini, cioè comunque anche nell'uomo divoratore c'è una bestializzazione, una connessione con tutto l'universo del mostruoso. Grazie. Bene, grazie anche al professore Arena dell'Università di Catania. Mi chiedo scusa se non l'ho immediatamente riconosciuto dal nome, ma quando l'ho visto invece sì. E grazie per l'intervento e per la domanda che ha posto. E adesso Tommaso Braccini ha chiesto anche di intervenire per porre una domanda e quindi gli passerei la parola. Grazie. Allora, grazie Angelica per tutti gli spunti e le immagini che ci hai fornito. Ci sarebbero veramente tante cose da dire, volevo appunto domandarti una cosa specifica. Ci hai fatto vedere, e tra l'altro appunto erano tutte cose che non conoscevo, quelle miniature e il brano di cronaca relativo all'uccisione di Andronico Comneno. Devo dire appunto che da un lato mi ha colpito perché, se ho capito bene, in pratica è uno dei pochissimi casi di squartamento, divoramento del tiranno che è rappresentato. Diciamo appunto, già questo mi pare notevole. E poi c'era l'immagine di queste donne che lo fanno a pezzi, no? E ci ha detto che appunto l'interpretazione viene data dalle cronache, che lui aveva tormentato queste donne e queste si vendicano. Allora, in fretta e furia, così per curiosità, sono andato a vedere come questo episodio viene trattato da uno storico bizantino, quindi siamo proprio in un altro settore rispetto a cronache francesi, come quelle che ci ho fatto vedere, è uno storico bizantino che è Niceta Coniata, no? Che racconta anche lui della caduta di Andronico, che era effettivamente un tiranno, perlomeno i contemporanei lo rappresentano così, e sì, dà una serie di dettagli abbastanza orripilanti, no? Di questa processione che gli viene fatta fare, poi gli viene strappato un occhio, viene tormentato in tutti i modi, però non c'è il particolare delle donne che lo sbranano, lo fanno a pezzi, lo mangiano, non c'è assolutamente, anzi, a dire la verità, alla fine, quando c'è questo povero uomo che oramai insomma è in fin di vita, quelli che finiscono di ucciderlo sono i latini, cioè gli occidentali, che lo trafiggono con le spade, perché appunto Andronico aveva goduto di una certa fama, e questo spiega anche come mai si è approdato in queste cronache occidentali, perché aveva animato dei veri e propri pogrom anti-latini, quindi contro gli italiani che si erano stanziati a Costantinopoli, contro gli occidentali. Andronico è una sorta di proto-sovranista, insomma proto-nazionalista, e poi cade. Allora appunto la curiosità è, si passa nel Medioevo occidentale e intorno a questa figura si ricamano questi elementi, quindi le donne, sarebbero le donne che lo tormentano. Niceta Coniata dice solo che alcune donne lo avevano preso a schiaffi e quant'altro perché lui aveva messo a morte i loro mariti. Però diciamo non insiste moltissimo. Come mai, ecco, secondo te, se si può fare un'ipotesi, in Occidente a ucciderlo sono le donne, a ucciderlo insomma in questa maniera particolarmente truculenta? Ci dicevi appunto che le donne compaiono spesso in questi episodi cannibalici, ma qui secondo te ci può essere anche magari appunto una qualche reminiscenza, per dire delle menadi che fanno, che squartano il re di Tebe, magari con l'idea che Costantinopoli, cioè l'Oriente, sia una terra di lontana, di infedeli, di mostri, il ricordo della Grecia, delle mostruosità della Grecia, oppure no, magari. Però ecco, ripeto, lo scarto un po' si nota e mi ha abbastanza incuriosito rispetto a quello che dicono i bizantini e quello che poi c'è nella leggenda che si sviluppa in Occidente e che viene anche illustrata. Allora, ti ringrazio Tommaso per questa giustissima osservazione, sulla quale
Concordo pienamente, nel senso che proprio innanzitutto vorrei sottolineare che sia l'immagine, cioè prendo spunto proprio per precisare che quando si parla di tiranno è più che altro una rappresentazione del tiranno, adesso che poi magari nel caso di Andronico corrispondesse abbastanza, ma ad esempio nel caso del Duca d'Atene non è ad esempio così evidente come in tantissimi altri casi, si tratta più che altro di una rappresentazione data dalle testimonianze, e in questa rappresentazione hai usato una parola che mi è piaciuta molto, il ricamare. Ecco, il ricamare antropofagia, se io ho l'impressione che sia qualcosa di abbastanza consueto, per questo vanno sempre prese con molta delicatezza come qualcosa che ci dà molti indizi sulla storia della mentalità, ma da non assolutamente attribuire a un'evidenza di ricostruzione del fatto storico. E sulle menadi sarebbe bellissimo, cioè non ti posso rispondere con sicurezza, ma la proposta interpretativa mi piace molto e ha una sua pertinenza proprio nel fatto che potesse essere anche un'immagine attribuita all'Oriente. Sono un po' più invece ferrata sulla costruzione del De Casibus, e lì sicuramente al di là dell'immagine dell'Oriente c'è anche un'immagine della costruzione della donna, delle comunque moralizzazioni direttamente contro certe attitudini femminili che poi vengono ampiamente smentiti in altri passi del De Casibus sulla narrazione proprio degli episodi, però come moralizzazione sicuramente c'è questa attenzione sul lato femminile che si può anche riversare su una femminilizzazione che secondo me arriva già a boccaccio da altre fonti, però che viene a maggior ragione insomma portata in evidenza perché corrisponde all'impianto comunque anche del testo, dove la figura della donna è sicuramente dotata di una certa pericolosità per certi spunti. Ecco, direi questo. Grazie. Bene, grazie. Grazie a Tommaso per il suo puntualissimo intervento e Angelica per l'ampia risposta. Non mi pare di vedere altre richieste di intervento. Chiedo se per caso ci fosse qualcuno. Non so se tu, Eleonora, ne vedi qualcuno che mi è sfuggita. No, no, nessun altro ha chiesto la parola. Avrei io in realtà una curiosità, che in realtà non c'entra del tutto con quello di cui, almeno non da un punto di vista cronologico. Nel senso che, ascoltando appunto l'intervento di Angelica e poi quello di Stefano, mi sono venute in mente un po' le cronache dell'Africa e soprattutto appunto dei signori della guerra, dei generali del secolo, insomma, appena finito, e anche di questo. E pensando alle diverse parti del corpo che vengono divorate, ho pensato ad esempio al caso delle guerre civili nel Sud Sudan e in Uganda, quelle soprattutto capeggiate dal, se non sbaglio, si chiamava Kony, qualcosa di simile, il signore della guerra, e in quel caso i mercenari praticavano il cannibalismo per sopravvivere, cioè perché avevano fame, banalmente. E in quel caso loro, ad esempio, mangiavano le estremità del corpo perché era più facile tenere in vita i prigionieri e mangiarli pezzo per pezzo. Mentre invece penso al caso della Liberia, dove invece lì il generale, che si chiamava Butt Naked, comunque questo era il suo nome di battaglia, ecco, lui invece in quel caso praticava il cannibalismo, però come un atto rituale, e in quel caso lui divorava il cuore non cotto e voleva solo dei bambini,
con una clausola molto specifica. Dovevano essere le madri ad offrirgli i neonati, non doveva essere lui a strapparli dalle rispettive famiglie. È tutto molto macabro, terribile, cruento e violento, però sì, non ho potuto fare a meno di pensare appunto alla cronaca contemporanea leggendo questi resoconti. Sì, fa un po' impressione, però sì, può essere che la diversità delle parti del corpo sia connessa anche al diverso uso e al diverso contesto in cui veniva praticato il cannibalismo. Spero di non essere stata troppo splatter nell'intervento. Allora, ti ringrazio anche per questo intervento e ti faccio tantissimi complimenti anche per avermi superato in fatto di splatter, che è una cosa che non mi succede spesso durante le presentazioni, quindi chapeau, e anche per aver riportato l'attenzione sulle parti del corpo, perché credo che mi fosse sfuggita poi nella risposta, nella mia prima risposta, mentre tornerei appunto un attimo su questo tema per rispondere in modo affermativo che sì, c'è proprio questa attenzione anche nelle documentazioni medievali alle parti del corpo, anche un po' gerarchizzate in parti nobili, la testa e il cuore, mentre invece le interiora, che sono appunto considerate più vili, e quindi nelle rappresentazioni quando viene rappresentato proprio l'organo, cioè quando lo scempio non è generale di tutto il corpo, i casi che io ho trovato sono appunto l'estremità, la testa oppure il cuore. Anche tutte le novelle sul cuore mangiato, c'è proprio un cuoricino nel piatto, quindi anche molto rappresentativo come a livello simbolico. E sugli episodi sono molto inquietanti e interessanti. Come medievista la nostra griglia metodologica ci tiene un po' prigionieri, quindi non ho moltissima abitudine a muovermi in una cronologia così ampia, ma penso viceversa, come studiosa aperta, che sia anche importante riflettere sicuramente su degli schemi rituali antropologici che si possono ripetere e che possono illuminarci. Ad esempio, parlavo un po' di tempo fa, mi ha intervistato un artista che a sua detta ha parlato effettivamente con persone vissute durante le carestie, madri che avrebbero divorato, sono comunque cose molto interessanti che ci fanno riflettere. Sugli organi del corpo, sì, appunto, sicuramente nelle testimonianze medievali ci sono queste predominanze, anche viene sottolineata la bontà di certe parti del corpo, ci sono anche dei riferimenti alle natiche, alle guance come parti più tenere, nei casi proprio di carestie e di fame. Invece ovviamente non ho trovato mai questa idea che la madre dovesse offrire spontaneamente, anche se a livello di archetipo rituale, di modalità, in un certo senso mi ricorda un po' il discorso della madre antropofa, comunque una madre che sacrifica se stessa quanto di più importante ha nella vita, e quindi non mi sorprende che sia il massimo sacrificio richiesto. E mi scuso perché non riesco ad arrivare oltre per una questione anche mia di competenze. No, anzi, è stata chiarissima e ti ringrazio, anzi ne approfitto per farti i complimenti che non ho fatto prima, insomma, grazie mille. Sì, mi associo anch'io ai ringraziamenti e ai complimenti che esprimeva adesso Eleonora verso Angelica Montanari per questa sua interessantissima, ricchissima, metodologicamente solidissima presentazione. È stato un
un contributo di grande interesse ai nostri incontri e ha suscitato anche, come abbiamo visto, insomma, diverse curiosità nei partecipanti, quindi davvero grazie di cuore per essere intervenuta e insomma, speriamo di leggere presto, ecco, di nuovi prodotti, come l'ha chiamato prima Tommaso, legati a questa tua ricerca. E se non ci sono altre proposte di intervento, io direi che... No, appena chiesto la parola Fiammetta Comelli. Fiammetta Comelli, benissimo, allora mi taccio. Mi si vede? Perfetto, sì, prego. Scusate se arrivo all'ultimo, però volevo solo fare insomma una domanda, nel senso, questo aspetto della donna sempre mostruosa, perché ripensandoci il sacrificio da parte del padre invece viene visto in modo diverso, in qualche modo positivo. Io penso subito al sacrificio di Abramo, chiaramente viene visto intanto sofferto, come lo faccio per devozione, però comunque sofferto, patito, che si contrappone un po' alla pacatezza di cui parlavamo precedentemente per le donne, no? Che sembrava quasi come se fosse sì una necessità, ma come dire, senza troppa partecipazione emotiva. E poi anche questo aspetto della mostruosità mi fa pensare anche ovviamente alle streghe, no? Le streghe che si dicevano che nel Sabba si cibavano poi delle carni dei bambini. Quindi c'è proprio sempre questa continuità, non so come dire, mi stupisce che c'è sempre questa continuità delle donne con l'elemento mostruoso, che poi io adesso mi sto occupando delle Miniadi, quindi nel mito delle Miniadi anche loro uccidono il figlio e poi vengono trasformati in rapaci notturni. Quindi c'è sempre, non so come dire, questa sia dalla classicità sia dal Medioevo mi sembra che ci sia sempre questa connessione con l'elemento più oscuro, mentre invece l'uomo, si sa anche giuridicamente, aveva tutto il diritto di uccidere dei figli volendo e non era biasimato, diciamo, da questo punto di vista, nemmeno da un punto di vista simbolico. E poi anche l'ultima cosa che mi viene in mente è che il discorso molto interessante, secondo me, di riappropriarsi delle carni che si sono, come dire, prodotte, no? È anche un discorso giuridico, nel senso, le donne non avevano nessun diritto sul bambino e quindi in qualche modo è anche un modo per, se vogliamo, rivendicarlo in modo estremo, cruento, ma cioè, mi venivano in mente queste cose qui. Scusate se sono un po' confusionaria, ma sì, grazie. Sono io che ti ringrazio. Anche in questo caso hai sollevato un tema che in realtà è stato trattato dalla storiografia, quindi è un'osservazione molto importante quella che hai fatto, cioè della differenza tra il sacrificio dei figli maschile e lo stesso sacrificio femminile. C'è stata un'abbondante discussione, c'è stata una discussione storiografica in merito. Quello che è stato sottolineato come spiegazione è stata data il fatto che l'eredità, secondo questi studi, era ritenuta trasmettersi per lo più in via maschile e la donna era considerata la fattrice, quindi colei che materialmente partoriva ma che non contribuiva all'eredità, allora non si sarebbe detto genetica, ma oggi diremmo genetica del figlio. E quindi questo giustificherebbe, secondo questi studi, questa discrepanza. È chiaro che la discrepanza c'è ed è notevolissima ed è chiaramente diverso il diritto maschile sul figlio, come anche la norma che ho citato lo faceva vedere molto bene, e quello della madre. Interessante l'idea di dire il fatto che con l'antropofagia si potessero riappropriare di tale diritto. Questo non l'avevo pensato, ma è una linea di interpretazione interessante e sulla quale mi piacerà riflettere. Dal lato del diritto non mi vengono in mente menzioni testuali che possano supportarlo, ma questo è probabilmente dovuto a proprio il fatto stesso che non è comunque pensabile che ci sia questo diritto da parte della donna, quindi è normale che non lo possa rivendicare come diritto, ma che ci sia
implicita questa idea in qualche modo in un sostrato sotterraneo che poi emerge nelle testimonianze letterarie, che come sappiamo sono il frutto anche di un sostrato culturale, folclorico, antropologico sottostante, questo è sicuramente interessante. Grazie mille e complimenti ancora. Bene, sì, abbiamo arricchito ulteriormente, diciamo, gli spunti anche con quest'ultimo intervento. Ringrazio anche Fiammetta Comelli per la sua domanda, che ha consentito un ulteriore approfondimento di un tema, tema che anche l'antichità greca, diciamo, conosce bene, dell'oscuramento della figura materna, insomma, o delle varie forme, diciamo, di così, rappresentazione delle ombre, per così dire, legate al rapporto fra madre e figli. Gli studi di Nicolò Rò, per esempio, hanno aperto molte strade da questo punto di vista, solo per citare uno dei casi più noti, ma qualche eco forse si può trovare, qualche spunto, quantomeno di riflessione si può certamente trovare anche al di fuori del mondo medievale, insomma, anche se io devo dire condivido la cautela che Angelica Montanari ha espresso prima nel diciamo ampliare l'orizzonte prendendo in considerazione, diciamo, realtà troppo diverse rispetto al centro del suo interesse, però insomma gli spunti naturalmente possono venire da parti molto, molto diverse, a volte inattese. Mi pare per esempio che Remotti intendesse l'idea del candemelismo proprio come un'appropriazione dell'altro, e quindi il mangiare l'altro era una forma di rispetto più che di imposizione da parte del vincitore, per esempio in guerra rispetto al vinto, ma proprio di appropriazione e quindi di accettazione dell'altro, insomma, attraverso il rituale del cannibalismo. Quindi anche questo è uno spunto, diciamo, che va un po' nell'idea che formulava prima Fiammetta nella sua domanda, mi sembra. Benissimo, se c'è qualche intervento last minute lo possiamo prendere, altrimenti riprovo a formulare i ringraziamenti, ma insomma se volete interrompermi fatelo, sarò felicissimo naturalmente di tarare questo momento. Grazie ancora davvero Angelica Montanari, insomma è stato un bellissimo seminario, abbiamo tutti imparato moltissimo e ci hai veramente suggerito una serie di spunti di riflessione molto, molto ampia, e speriamo che anche per te, insomma, sia stata un'occasione di così riflessione ulteriore su questa bella ricerca che stai portando avanti. E quindi grazie davvero di cuore per la tua partecipazione, e a tutti do appuntamento al 24 novembre per il prossimo incontro, che chiuderà, come dicevo prima all'inizio, la serie del 2020, e spero, insomma, di rivedervi anche in quell'occasione numerosi. Grazie davvero a tutti per la partecipazione e per l'attenzione con cui avete seguito il seminario, e alla prossima. Arrivederci a tutti.